Consueto appuntamento con l'informazione etica di Vegan OK TG News, bentornati. Siska è stata uccisa, a dare la notizia alla Lega Nazionale per la difesa del cane Italian Horse Protection, che per quasi due mesi hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita alla cavalla risultata positiva all'anemia infettiva, malattia che in Italia, a differenza dall'Ungheria, non prevede la soppressione. Si tratta solo di un'uccisione gratuita di un animale sano e le immagini che abbiamo girato fino all'ultimo giorno di vita di Siska dimostrano che era un animale perfettamente sano. Questo è un'uccisione di Stato che noi non esitiamo a definire come tale e che ci porterà dalla prossima settimana in poi a uscire con una campagna molto forte in cui faremo nomi e cognomi e in cui diremo chi sono i responsabili di questa uccisione, che non è solo la grave, comunque gravissima uccisione di un animale sano e innocente detenuto per oltre un mese e mezzo in una vergognosa gabbia come se fosse un untore di chissà quale peste bubbonica, ma è anche il bloccare una evoluzione, un progresso scientifico, un progresso morale, un progresso etico, e questo non è tollerabile nel 2016 in paesi che si vantano di essere all'avanguardia come i paesi europei. Parliamo di scorretta informazione. Nei giorni scorsi, infatti, è stato trasmesso dalla TV di Stato un martellante spot che promuove l'olio di palma sostenibile, un messaggio falso che confonde il consumatore finale e che lo distoglie da immagini come queste che vi stiamo trasmettendo. L'olio di palma distrugge la nostra salute perché prodotto industriale raffinato che contiene il 50% di grassi saturi, distrugge l'ambiente e uccide gli animali a causa degli incendi che bruciano la foresta per dare spazio alle coltivazioni. A questo proposito abbiamo raggiunto telefonicamente l'onorevole Mirko Busto, che sta portando avanti la battaglia contro la produzione e il consumo di olio di palma attraverso il sito oliodipalmainsostenibile.it e anche attraverso una petizione. Sentiamo. L'olio di palma sostenibile non esiste, è semplicemente una truffa, e anche la nuova certificazione che stanno cercando di spingere e portare avanti in realtà si scontra con due realtà: la difficoltà di controllare il territorio e la corruzione che è presente in questi paesi, e la seconda realtà è invece dovuta al fatto che le piantagioni nelle zone tropicali non sono piantagioni che una volta che hai boscato puoi portare avanti per sempre. Noi abbiamo preparato una campagna che cerca di prendere in giro, se vogliamo, di fare il verso alla campagna ufficiale. Abbiamo creato un sito web che si chiama www.oliodipalmainsostenibile.it. Abbiamo preparato, oltre alle azioni parlamentari, la interrogazione e l'esposto all'Agicom, abbiamo preparato anche una petizione che chiede la sospensione dello spot in televisione, ma anche sulla carta stampata, perché quella in televisione dovrebbe essere finita in questi giorni, quella sulla carta stampata continuerà. Abbiamo già raccolto un numero considerevole di firme. Queste firme ci servono per portare forza alle nostre argomentazioni dentro al Parlamento italiano. Abbiamo presentato degli emendamenti, quindi abbiamo chiesto sull'etichetta, anche nei prodotti che stanno nei distributori automatici, venga indicato fuori dal distributore che è presente l'olio di palma nel prodotto, e poi abbiamo chiesto che venga indicata per i prodotti contenenti l'olio di palma la dicitura che questo prodotto può nuocere gravemente alla salute, perché l'assunzione elevata di grassi saturi può provocare danni alla salute, soprattutto ai bambini e per le persone, insomma, in difficoltà. La Lega Nazionale per la difesa del cane lancia la campagna A Pasqua risparmia sulla vita. Ci colleghiamo telefonicamente con la presidente Piera Rosati. Quest'anno, come ogni anno, Lega Nazionale per la difesa del cane lancia la campagna pasquale, e soprattutto con l'invito di festeggiare con un menù cruelty free, un menù vegan, per il rispetto alla vita di ogni essere vivente. È assurdo che ancora oggi vengano ammazzati ogni anno durante il periodo pasquale circa 500.000 agnelli e oltre, tra agnelli e capretti, che vengono praticamente macellati, e oltretutto poi quelli che vengono uccisi in tutto il resto dell'anno, o che vivono poi in condizioni di schiavitù e prigionia, del tutto contrario allo spirito di liberazione e di vita della Pasqua, perché la Pasqua significa rinascita. Quindi noi chiediamo a tutti di diffondere questo messaggio, di fare la differenza e di festeggiare con noi la Pasqua con un menù vegan al 100%, e quindi di diffondere questo messaggio di vero amore e rispetto per la vita. E prosegue con grande successo anche la campagna di Sei Vegano Se Adotta Un Agnello, che proseguirà
sino all'8 di aprile. Tutti voi potete adottare un agnellino salvato dai rifugi andando sulla pagina Sei Vegano Se e donando quello che vi è possibile. Indicate anche il nome dell'agnellino che intendete adottare a distanza e potrete andarlo a trovare in qualsiasi momento presso il rifugio che avrete scelto. Grande partecipazione di pubblico nell'area Vegan OK all'interno della fiera naturalmente di Montecatini Terme. Numerosi i visitatori che hanno scelto di seguire le conferenze del Comitato Etico Scientifico di Associazione Vegani Italiani Ollus, un segnale significativo che evidenzia l'esigenza di conoscere le motivazioni che spingono sempre più persone verso la scelta etica vegan. La Due Giorni è stata anche un'occasione per poter assistere a show cooking veg crudiste, ricette facili, veloci e soprattutto gustose. Desidero aprire il mio laboratorio veg in un'ex macelleria per convertire un posto di morte in un luogo dove si respirerà solo la vita. È così che ha concluso il suo show cooking organizzato da Associazione Vegani Italiani Ollus Fabio Messana, che presto aprirà Prato Bio. Ciao, mi chiamo Fabio Messana. Oggi ho presentato una ricetta per un salume vegano, alla forma semplicemente di un qualsiasi salume e una consistenza per la quale è possibile affettarlo a una comune affettatrice. La ricetta è molto semplice: mischiare farina di glutine, farina di ceci, farina di grano duro in percentuali che poi possono cambiare a seconda dei gusti. Si aggiunge del lievito, meglio il lievito naturale prodotto da appunto l'essiccazione di pasta madre. Si fa lievitare aggiungendo anche delle spezie a piacimento, si fa lievitare per 4 ore, 5 ore, si cuoce, si mette in un involucro che sia un budello artificiale e vegetale, ci tengo a precisare, o in altri involucri che non facciano entrare l'acqua, si può cuocere a vapore o per un'ora o nell'acqua appunto per un'ora e poi è pronto da mangiare come carpaccio, semplicemente come affettato. Io sono in procinto di aprire entro l'estate un laboratorio dove produrrò tofu, seitan e questi affettati e varie mozzarelle eccetera eccetera, e la cosa che mi piacerebbe fare sarebbe aprirla in un'ex macelleria dove prima appunto c'era la morte e poi ci potrebbe essere la vita. Vegan, ok! Ed ora vi ricordiamo alcuni degli appuntamenti con il mondo vegan segnati nell'agenda di Vegan OK TG News. Venerdì 8 aprile alle 20.30 presso il ristorante Vegusto di Pisa, accreditato Vegan OK, cena vegan vibrazionale sciamanesimo, cura di Laura Fedele e Manuela Ciabatti, ambasciatrici di Associazione Vegani Italiani Ollus. A Milano sabato 16 aprile dalle ore 9 alle ore 18, corso con il dottor Luciano Proietti dal concepimento ai primi 2 anni di vita. Il corso è aperto ai soli soci di Alimentiamo la Salute. Per tutte le informazioni, promiseland.it. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci scrivete ogni settimana e che apprezzate il lavoro della redazione di Vegan OK TG News. Le nuove notizie tornano giovedì prossimo sempre sul nostro canale YouTube Vegan OK, sul digitale terrestre, canale Teleambiente numero 78 per Roma, Perugia, Pescara e Napoli, 812 per la Lombardia. Vi ricordiamo che siamo anche sul digitale terrestre della Sicilia, il canale CTS 90, Azzurra Channel numero 74 e Teleionica canale 18. Io vi ringrazio per averci seguito.